Una giornata importante, un tema centrale, un tema fondamentale per chi oggi entra, diciamo, in una squadra come quella di un Ateneo per svolgere attività didattica, attività di ricerca, attività di terza missione, public engagement. Una giornata importante anche per le ragazze e ragazzi che si iscrivono all'università e che devono comprendere come ci si comporta, quali devono essere quei valori da seguire, da mettere in campo per far sì che il bene comune sia l'obiettivo principale di un'attività lavorativa. Maria Grazia esaltava la positività della vita, voleva che l'informazione fosse anche cultura, far comprendere cosa accade nella società, parlare di benessere, parlare di salute per Maria Grazia è sempre stato importante e un evento come questo me la fa sentire veramente presente, quindi ecco, credo che sia assolutamente nel rispetto dei valori di Maria Grazia e il bello di Unicam è un bel evento proprio che fa crescere la nostra società. Parte della mia presentazione oggi si concentrerà anche su come cerchiamo di spiegare ai nostri studenti questa implicazione, il fatto che essere medico significa conoscere un codice di comportamento e costruirlo piano piano nel corso dei 6 anni di medicina. Ricordare persone che hanno svolto un ruolo importante di, diciamo, diffusione dell'informazione, di correttezza formale, di etica, credo che sia non solo un riconoscimento importante alla persona e alla professione di questa persona per come è stata condotta, ma sia anche un riconoscimento di un valore percepito per le future generazioni. È una giornata in cui si discute, si riflette su una tematica importantissima, che è quella del dove stiamo andando e sull'uso della scienza e della tecnologia a favore e non contro l'umanità. Innanzitutto ho partecipato a questo premio perché lo reputo veramente interessante, soprattutto per ricordare la memoria della dottoressa Capulli. E ho partecipato mediante il mio progetto, sulla quale sto lavorando, che è lo sviluppo di biopolimeri per combattere l'insorgenza di infezioni antibatteriche. È stato anche per me bello comunque sia mettere insieme tutto quello che ho fatto fino adesso e cercare anche di trovare qualcosa di bello proprio e correlare quello che è più o meno il topic anche della giornata.